Bentornati ragazzi, qui da Diego su Yu-Gi-Oh! Master Duel. Oggi riparliamo di un problema che avevamo già riscontrato all'inizio della season scorsa. Quindi, per chi non se ne fosse ancora accorto, sì, è iniziata la nuova season di Yu-Gi-Oh! Master Duel e siamo tornati a un rank precedente rispetto a dove eravamo arrivati la scorsa season. Quindi, se io ero Platino 1, ora sono Oro 5. Se voi invece eravate Oro 1, siete adesso Silver 5 e così via. Cos'è successo però? Che essenzialmente in questa nuova season, leggiamo, non sarà possibile retrocedere da Platino 5 a Oro 1, essenzialmente. Perché questo? Perché nella scorsa season, all'inizio della scorsa season, ricorderete senz'altro che molta gente aveva lamentato il fatto di non poter ottenere le gemme di argento, almeno anche di bronzo volendo, e quindi aveva cominciato a salire di livello, ad arrivare a platino e poi perdere le partite quittandole per venire derankati e appunto non giocare più nella season competitiva. Questa cosa era stata fissata da Konami, molto tra virgolette, andando a dare 600 gemme di compensazione a chi appunto era già arrivato a platino. Agli altri nulla, perché essenzialmente le potevano ottenere giocando normalmente. E ricorderete che, tra l'altro, nella scorsa season non si poteva scendere da Platino 1. Questa volta, invece, Konami non solo non ha dato le gemme, ovviamente, del rank, ma tra l'altro ha fatto in modo tale da appunto non avere lamentele, o almeno così pensa, probabilmente, perché appunto è andata a piazzare il limite per appunto non venire derankati a Platino 5. In questo modo la gente non può proprio arrivare a Platino se vuole fare questa cosa del retrocedere a fine season. E questo è veramente ridicolo. Ridicolo perché si tratta di solamente 600 gemme. Io non vedo proprio il motivo da parte di Konami di non dare 600 gemme nella durata di un mese a noi giocatori. La season è iniziata, non ci sono nuovi set, non ci sono nuovi rank, non c'è nulla di nuovo, è esattamente lo stesso gioco, la stessa banlist, tutto uguale a come era mese scorso che tra l'altro vi faccio vedere anche qui su Reddit, ma adesso ci andremo. Yu-Gi-Oh! Master Duel ha perso metà della sua utenza. È normale, sì, è normale che ciò accada, il gioco era nuovo, ce lo si poteva veramente aspettare dal momento che molti installavano il gioco semplicemente per provarlo per poco tempo, però è veramente, ma veramente strano questo calo. I cali sono appunto normali, ve l'ho appena detto, ma un calo della metà è qualcosa di eclatante. E questo anche per sottolineare il fatto come Konami non stia proprio curando il suo gioco sotto il punto di vista di appunto ciò che dovrebbe dare ai giocatori. E non parlo di semplicemente gemme, perché alla fine chi se ne frega delle gemme, mancano contenuti. In 2 mesi di gioco abbiamo visto un solo evento che è durato una settimana, mancano nuove modalità di gioco, mancano motivi per giocare al gioco. E questo sicuramente non è uno dei motivi che ci farà giocare il gioco a lungo termine, perché ancora una volta, come vi dicevo prima, non è possibile andare a prendere le gemme dei rank precedenti, i rank che noi a Platino, a Gold, abbiamo in tutti i modi guadagnato, cioè nel senso ci siamo passati per quei rank, non possiamo tornare indietro perché Konami non lo vuole e non possiamo ottenere quelle gemme. Mentre altri giocatori potranno farlo perché essenzialmente non sono ancora passati per quei rank lì. Il punto è che il gioco non dovrebbe funzionare in questa maniera. Una cosa è sbagliata se funziona così. E la scorsa volta ci avevano detto: sì, va bene, vediamo quelle 600 gemme, ma ce l'hanno detto semplicemente per farci stare zitti. Ed è un qualcosa di spaventoso. Veramente spaventoso. Quindi fino all'1 aprile, al 1 aprile, un po' ironica come cosa, noi non potremo fare nient'altro qua che arrivare di nuovo a Platino 1 e, boh, spammare partite. Quindi un altro mese di grandi contenuti di Yu-Gi-Oh! Master Duel si appresta a questo di marzo. Speriamo solo che arrivino degli eventi, qualcosa di più sostanzioso, magari finalmente le nuove carte, dal momento che i pacchetti selection stanno per
terminare appunto la loro durata. Dovrebbero mancare tipo 30 giorni, qualcosa del genere. Sì, ma no, 21 addirittura, meglio. Meglio che mancano 21 giorni. Il gioco è bello, ragazzi. La gestione che ne sta facendo Konami un po' meno. Non si stanno probabilmente accorgendo di che gioco hanno dinanzi a loro, di cosa hanno creato e di cosa poteva assolutamente essere se non si fosse seguita una certa linea di pensiero. Attenzione, non pensate che appunto io stia dicendo che il gioco è finora uno schifo di qua e di là, perché comunque le mie aspettative sono state veramente superate. Mi aspettavo che fosse qualcosa di molto più simile a Duel Links, ma per fortuna così non è stato. È solo che vogliamo ovviamente il meglio da un gioco che stiamo giocando e stiamo amando e stiamo vivendo ogni giorno, ormai da 2 mesi a questa parte. Quindi nulla, le gemme le faremo comunque, ragazzi, non è un problema. Con il metodo appunto che vi ho spiegato qualche settimana fa e di cui trovate il video, il metodo delle giornaliere, potete massimizzare i vostri guadagni e arrivare a prendervi più di 5.000 gemme al mese solo con quelle. Poi con gli eventi anche lì possiamo fare altre 5.000 gemme. Presupponiamo il fatto appunto che a metà mese ci sarà l'evento del Festival Sincro. Però è più che altro una questione morale quasi. Quelle 600 gemme veramente mi rimangono qua, perché sono 600 in un mese di gioco. Che paura hai a dare quelle gemme? Cosa ti spaventa? Sono 6 pacchetti. Detto ciò, ragazzi miei, fatemi sapere qui sotto con un commento cosa ne pensate. Iscrivetevi se ancora non l'avete fatto e ricordatevi che io mi trovo ovviamente sempre live su Twitch alle ore 15. Quindi noi ci vediamo più tardi e nulla. Alla prossima. Ciao, ragazzi.